Allora, partiamo questa sera con questa immagine che rappresenta un gruppo marmoreo nel quale che si trova, che originariamente si trovava nel frontone occidentale del Partenone, che è il tempio più bello del mondo, e che mostra due personaggi particolari che sono appunto Atena e Poseidone. E, allora, in realtà loro, tra di loro c'è una disputa per l'assegnazione nominale di un territorio della regione Attica. E Zeus affiderà, diciamo, nominalmente questo territorio a chi saprà meritarselo, cioè a chi riuscirà ad esprimere il dono più utile per la popolazione. A questo punto Poseidone lancia il suo tridente in una roccia e da questa roccia sgorga una fonte salata dalla quale emerge un bellissimo cavallo forte e poderoso, mentre invece Atena infligge la sua lancia nella terra e dalla terra nasce un meraviglioso albero di ulivo. Zeus assegna ad Atena il premio perché ritiene che l'albero di ulivo sia molto più utile per la popolazione che non la bellezza o la forza, la potenza del cavallo. Quindi è da qui che ha origine. È da qui che ha origine il concetto, diciamo, di sacralità dell'ulivo, no? E anche di divinità, no? Appropriata, cioè che si associa a questa pianta. Allora, in questa immagine successiva vediamo un'anfora che era un contenitore per l'olio che si donava agli atleti che nelle panatenee si fronteggiavano e quindi che riuscivano a vincere queste gare. Per cui anche la rappresentazione figurativa che compare sulla pancia, no, dell'anfora esprime appunto il momento della premiazione dove la vittoria, diciamo, no, sotto le sembianze di Atenanike premia appunto l'atleta. Il vincitore. La forma di questa lectos è una forma allungata, molto elegante, e sicuramente il contenuto era un olio che serviva per spalmare la pelle, cioè da spalmare sulla pelle per rendere il corpo più vigoroso e più atletico. Allora, questa è un'altra rappresentazione, chiaramente nella quale si esprime appunto una gara, ci sono tre atleti che corrono, per cui si cimentano nella gara della corsa, ed è una bellissima anfora che contiene, diciamo, anche questa sicuramente l'olio che serviva per l'unzione del corpo. Allora, questa è particolarissima perché mostra proprio il sistema, no, di battitura e di raccolta delle olive, no? Quindi la rappresentazione figurativa che compare in questo vaso con figure nere a sfondo rosso, che qui sembra ocra, un po' rosato anche, è esplicita, no, della funzione, cioè di come avveniva già fin da allora la raccolta delle olive. È molto elegante, appartiene questa lepidosta appartiene a un periodo ionico, diciamo, no? Perché si vede dalla rappresentazione che l'immagine è racchiusa tra queste due fasce, sia dalla parte della base che non ha il piede, mentre invece ha un collo medio alto ed un labbro leggermente svasato. Ascolta, con due anse. Questa ovviamente è una scena che noi non vogliamo mai più vedere, dico bene Cosmo? Cioè la bacchiatura è una cosa che non va fatta, quindi questa è sicuramente un'operazione. Forse adesso no, ma poi vedremo che... Sì, ma la bacchiatura è vietata, è, come dire, ci dà dei pessimi oli, e questo fa capire in realtà il progresso che ci separa dai nostri predecessori. Allora, ecco, andiamo avanti. E questa, in effetti, questo è il disegno, cioè l'immagine stilizzata di quello che era presente, dell'immagine presente sulla pancia dell'anfora. Allora, questa invece è di origine etrusca,
e mostra appunto la vendita dell'olio. C'è un particolare, perché se noi vediamo, no, si vedono queste due figure, il venditore, l'assaggiatrice, diciamo, la chiamo assaggiatrice perché in realtà sta assaggiando l'olio che è contenuto in questa Levitos. In questo caso abbiamo anche qui delle figure nere su fondo rosso e tutto il vaso è dipinto di nero, ma come dicevo anche la volta scorsa, non è una pittura, bensì è uno strato aggiuntivo di creta disciolta che nel momento della cottura assume questo colore scuro. Allora, questo invece è molto particolare perché è un contenitore da olio, ma un contenitore da portata breve e da tavola, perché è completamente piatto, a forma di disco, ha un'ansa che percorre tutto il diametro ed ha invece un collo con un'ansa svasata, con un labbro svasato, ed era molto utile, diciamo, perché di facile portata. Questo, ecco, anche questo, è un contenitore da olio, però è stato ritrovato appartiene al corredo funebre di una tomba etrusca ed è particolarissimo perché in realtà il contenitore ha la sembianza di un animale, cosa diffusa perché di solito si usava appunto a rappresentare forme di cavalli, di civette, quindi erano, non era insolito, diciamo, no, utilizzare l'immagine di un animale che si camuffava sotto le sembianze di un maso. Però la cosa carina è che presenta un'ansa, che sarebbe il manico poi, questo qui, con un cavaliere a cavallo, e questo, diciamo, che era un segno distintivo del livello sociale del defunto, diciamo. Allora, questo è un alabastro, si chiama così, ed è un piccolo contenitore da olio, non olio alimentare, diciamo, ma olio per cospargere il corpo. Tant'è vero che le piccole anse che si trovano, sono tre anse, vedete, queste qui, servivano per legarci dei cordoncini che venivano poi posti sui polsi oppure sulla cintola, in modo da essere sempre a portata di mano e per poter in questo modo, insomma, ungersi all'occorrenza. È antichissima, chiaramente c'è un motivo decorativo libero, no, ad onde ed delle circolari, cioè delle spirali, no, concentriche verso il collo. Questo è un altro alabastro e anche questo è un contenitore sempre di olio che serviva per ungersi, per spalmarsi, e questo sembra quasi un'opera Liberty, no? Perché è originalissimo e ha questo corpo allungato con un labbro svasato e presenta queste decorazioni che richiamano il motivo a volute, no? Che è presente anche nelle volute del capitello ionico. E poi con questi fiori, ma la cosa, cioè, originale, che ha un fondo bianco, sono figure nere su un fondo bianco, veramente molto insolito. È bellissimo per me questo. Ma dove sta questo? Allora, la collocazione non lo so, cioè non la conosco, però insomma è antichissimo, è vecchissimo. Non me lo ricordo. Allora, questo qua invece è un, non ricordo bene il nome, comunque, Ariballos. Ah, Ariballos, eccolo qua, che è un piccolo contenitore anulare, perché si metteva a forma di anello, che si metteva, ed era un vero e proprio, cioè il contenuto era un olio profumato, quindi un profumo, perché allora non utilizzavano l'alcol per disciogliere le sostanze odorose, bensì l'olio, che fungeva appunto da collante, in modo da riusciva a contenere, a sprigionare questi profumi. Quindi solitamente, insomma, lo portavano le signore e quindi era un oggetto anche di... Ma si infilava nel dito, era proprio un anello. No, assolutamente, ceramica, non è oro. Sì, porta olio digitale, insomma.
da dito. Sì, perché vedi, ha come un tappetto sopra, che c'è un tappetto, sì, sì. Un tappetto, cioè è proprio la bocchetta, no? Sembra un... Ed è un anello, infatti, è una ripallos anulare, sì. Si chiama così, ed è antichissimo, è del IV secolo avanti Cristo. Questa è una lucerna romana, primo secolo dopo Cristo, anche questo è un contenitore da olio, chiaramente ha 10 bocchette per il fuoco, 10 alimentatori per il fuoco, l'olio veniva immerso dentro, c'è quella specie di piastrina dove c'è la decorazione di una divinità, e in più quelle due anse appunto che fuoriescono a destra e a sinistra erano i luoghi dove venivano poi collocati delle cordoncine oppure delle piccole catene e si mettevano in sospensione e servivano appunto per illuminare gli ambienti. Terracotta, anche questa. Allora, questo invece è una villa regina, mi pare che si chiami, si trova a Bosco Reale, nei pressi di Bosco Reale, e ci sono questi contenitori, questi orci interrati, completamente interrati, che contenevano olio ma anche vino e semi. Questo invece è un particolare di un mosaico che si trova nel Museo Bardo in Tunisia e che mostra appunto un raccoglitore di olive. E poi arriviamo agli Etruschi. Allora, gli Etruschi consideravano sacro, ma anche, diciamo, simbolo della immortalità. E quindi spessissimo la maggior parte delle tombe etrusche venivano decorate con piccoli rametti di ulivo, ma anche alberelli, diciamo. Questi alberelli, oltre ad avere una funzione decorativa, servivano anche per segnare il ritmo, diciamo, no? Vedete, sono posti quasi sempre a sottolineare un ritmo della composizione. Cioè si trovano come dei segnali, dei fermapunto, diciamo, tra un'immagine, una rappresentazione e l'altra. Questa è la tomba dei leopardi, si trova a Tarquinia, ed è insomma incredibile vedere come il senso, no, della spiritualità, perché per gli Etruschi concepivano la tomba come un luogo domestico, come il luogo di dove continuare a vivere, diciamo, no? Quindi non era considerata un luogo buio, anche se non aveva finestre né aperture, però diciamo che le decorazioni sono talmente giocose, talmente allegre dal punto di vista sia dei soggetti che della cromia, cioè dei colori, che ci fa pensare appunto che le loro usanze erano quelle di considerare appunto la tomba un luogo di rinascita. Ed ecco, è per questo che l'ulivo sta a sottolineare proprio questa capacità di rinascita, perché l'ulivo, anche quando viene reciso, poi riesce a rispuntare, a rinascere, perché mette delle gemme nuove proprio nel punto dove è reciso. Questo è sempre la solita tomba, però è uno scorcio di angolo che fa vedere anche l'altro affresco, l'affresco laterale, diciamo, che poi qui è riportato in modo più chiaro, diciamo. Questi sono dei musici, ognuno di loro ha uno strumento, c'è il famoso doppio flauto, che era uno strumento utilizzato moltissimo dagli Etruschi, una lira. E in più, ecco qui che ritorna questo motivo del ritmico quasi, no? della presenza dell'ulivo, che serve per sottolineare le fasi, no? Della rappresentazione, quindi come elemento compositivo, ma anche come elemento simbolico, perché chiaramente aveva questo messaggio, conservava questo messaggio di immortalità. Allora, questa è sempre un'altra tomba che si trova lo stesso a Tarquinia, viene titolata appunto la tomba degli auguri. Auguri perché i due personaggi che sono posti di lato sembrano voler salutare
o si salutano fra di loro, ma comunque è come se fosse l'ultimo saluto che fanno al defunto. La porta è chiusa, quindi il fatto già è avvenuto. Anche in questo caso la presenza dei rametti di ulivo sottolinea appunto il senso di immortalità, quindi questo messaggio. Allora, questa invece è un affresco che si trova nella tomba del Criclino e mostra dei danzatori, no? Appunto, il tema è gioioso, i colori sono bellissimi in questo caso, forse più belli anche degli altri, sempre con tonalità senza sfumature, il colore distribuito in modo piatto, però diciamo che c'è un dinamismo incredibile in queste immagini, dato appunto dall'alternanza dei vari soggetti, sottolineata anche in questo caso dagli alberelli di ulivo. Tutte le figure sono comprese in queste due fasce che sottolineano appunto il percorso ritmico della danza. È incredibile come i musici, la categoria dei musici, fosse così identificata da quella specie di divisa che sì, aveva. Sì, è vero. Anche quelli precedenti avevano una specie di manto purpureo, il manto, che ritorna sempre. Sì, sì, il manto invece, era un casco, quelli che suonavano gli uti, sì, invece chi suonava gli strumenti a fiato, i quarti, hanno tutti delle libre, vedi, delle libre molto questi danzano, chiare. Vediamo questi altri, ecco, ricordo allora, stessa... ma hanno il manto lo stesso, ma sono i colori che cambiano. Questo manto era un motivo, insomma, cioè si abbigliavano in questo modo. No, era... anche quella cosa che hanno fra i capelli, sì, è davvero comune a tutti quanti. No, e quella è anche quella una coroncina di rametti di ulivo, sì, che era anche quella, sottolineava, a parte gli etruschi, poi anche i greci, anche i romani, no? La usavano la corona di rametti di ulivo per celebrare, per onorificare, diciamo, gli atleti quando vincevano una gara, oppure un personaggio illustre che aveva condotto una battaglia importante. Quindi era un simbolo di allora. Torniamo qua, ecco qua, e questo poi è un particolare sempre della tomba del Triclino, dove in questo caso è veramente sottolineata la cosa: la mano del personaggio, della figura maschile che sta sulla sinistra, tocca un rametto ancora con delle olive attaccate, mentre invece dall'altra parte le due mani che si congiungono si ritrovano proprio a sottolineare la presenza dell'albero spoglio, no? E quindi qui proprio come voler, no, trasmettere la vita dall'albero vivo, no, a quello ormai secco, è fortemente simbolica, proprio come simbolico, come messaggio. Quindi il fatto di ritornare, no, quindi dell'immortalità, del ritorno in vita, della possibilità di questo ritorno, e l'ulivo chiaramente è simbolico, esprime proprio questo concetto. Allora, questa invece è una bellissima incisione sull'asta di rame della fine del 1500 di Van der Street, mi pare che si chiami, sì, e che mostra tutte le fasi proprio del processo, dalla raccolta dell'oliva fino all'ultimo momento che è quello del trasporto del prodotto giunto a termine, diciamo, no? E c'è una macina, no, sulla sinistra, dall'altra parte un torchio e tutte le persone. La cosa carina che mi è piaciuta molto è questo personaggio che sta qui, no, sulla destra, che prende, perché l'olio viene preso dal torchio da qui, no, e poi viene messo dentro questo piccolo recipiente e collocato nell'imbuto che sta sopra la botte, quindi proprio tutto il processo, e la botte poi finisce sul somaro che conduce il prodotto per altri vini. Quindi insomma è molto esplicativa. E qua alla fine ho concluso con questa immagine che è invece una xilografia della fine dell'Ottocento, che mostra appunto, come abbiamo visto all'inizio, no, in quell'anfora iniziale dove c'era appunto la battitura e la raccolta dell'olivo, però sembra, l'ho scelta perché in realtà sembra quasi una scena della fine dell'Ottocento dei nostri luoghi, no? Sì. Con i costumi dei nostri luoghi, e quindi niente, a chiudere
questa visione, ho scelto questa immagine e ho finito. Una prima cosa che mi piaceva, come dire, comunicare a tutti è che la nostra cultura profonda nasce dalla parola Cristo, perché la parola Christos non è niente altro che il participio passato del verbo crio, che significa ungere. Quindi sembra strano come la nostra cultura, che nasce dai cereali, che nasce dalla farina, quello che vi pare, in realtà la cosa più profonda è proprio l'olio. Cosa curiosissima. Questo perché? Allora, dobbiamo fare un breve excursus di archeologia. Allora, Alma vi ha fatto vedere già il 1500, ma qui stiamo già, insomma, 70 d.C., quindi la tecnica non cambia minimamente. Viene trovata sicuramente questa macina da olio che in qualche modo accompagna la nostra storia. Adesso invece facciamo un breve excursus nel nostro territorio. Allora, esistono dei frantoi dalle nostre parti? Prima di far vedere la tecnica, cominciamo. C'era la villa San Rocco a Francolise del primo secolo d.C. Francolise sta qua vicino. E c'è un complesso molto molto bello. Io vi ho messo solamente questa foto perché fondamentalmente si vede molto bene. Allora, gli arbores li avevamo visti in qualche modo il mese scorso, questa sorta di due buchi, poi vi farò vedere una ricostruzione, da cui si ergevano, diciamo, questi pali sui quali c'era la grande trave, se vi ricordate. Allora, che cosa avanza sotto il profilo archeologico? Avanza sicuramente un basamento molto robusto, vedete, diciamo, qui c'è il colatoio dell'olio, poi ovviamente c'è una, come dire, un'ulteriore base che serve poi per l'ancoraggio della trave e in qualche modo ce ne sono più di uno messi uno accanto all'altro. Quindi la Villa San Rocco, siamo in qualche modo non più di 50 km da qui, era un grosso centro di produzione dell'olio. Questa era la tecnica, in qualche modo questo, diciamo, è un resoconto archeologico, si vede ancora molto bene quei famosi due buchi, adesso tra poco vi farò vedere l'ara. Però adesso cominciamo con la novità, c'è un piccolo canale. Questo canale, questo che cola l'olio, diciamo, dopo la spremitura, va nella parte bassa, quindi in qualche modo l'olio viene raccolto al di sotto del pavimento. Abbiamo in modo particolare qui, diciamo, il blocco per l'ancoraggio della succula. La succula era quella corda che in qualche modo tratteneva e spingeva verso il basso la trave per la spremitura. Andiamo avanti. Questa è una bella novità che me la sto giocando, diciamo, nessuno la conosce sta villa. Villa Prata Sperlonga l'hanno studiata i francesi. Allora voi ci passate tutti i giorni avanti con la macchina e non sapete che esista, tant'è vero, diciamo, quello è il mare, più o meno la flacca sta laggiù, queste sono le serre, più o meno, questa è una foto degli anni 60, e c'è questa villa che, insomma, ci devi andare, devi sapere che esista. Una delle dei particolari di questa villa era proprio, diciamo, il frantoio che è portato nella parte alta. Si vedono molto bene quelle due basi rotonde con i colatoi, vedete? E in modo particolare si vedono molto bene, diciamo, questa lastra con i due fori, che tra poco capirete perché, vedete, la lastra con due fori è in coincidenza dei due torchi. Poi qui si vede addirittura un'apertura del pavimento e qui abbiamo ancora degli incavi che vanno a ospitare i pali che reggono il tetto. Allora, i francesi hanno fatto questa ricostruzione, ho fatto altro che, diciamo, riprodurre con il programma di disegno quello che i francesi in qualche modo avevano già intuito che potesse essere, e cioè si vede molto bene i famosi arbores di pali che sono infissi ovviamente in quei famosi due incavi. Poi abbiamo ancora il colatoio, che adesso il colatoio, vedete, io l'ho dovuto vestire, perché in realtà queste sono le grosse ceste nelle quali veniva messa la massa di olive da spremere. Questo era, diciamo, una sorta di leva che veniva girata che abbassava la corda, che faceva in modo che quest'asta potesse andare verso il basso e quindi spremere. Anche qui vi ho disegnato, diciamo, questa sorta di buco del pavimento, e questo è tutto, e si andava nella parte bassa della villa, che ovviamente è tutto un po', come si dice in gergo, scarupata. La tecnica quindi del frantoio è particolare, quindi stiamo in una zona che già nel primo secolo, tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C., questo territorio produceva ovviamente olio. Adesso facciamo un altro passaggio, non so, Liguria, vedete?
adesso vado più veloce, avete capito più o meno come funziona, vedete c'è sempre un colatoio, quindi la tecnica è diffusissima in Italia. Una delle mille meglio conservate è la Villa di Sette Finestre, siamo verso Grosseto, in modo particolare si vede molto bene, addirittura erano disposti diversi torchi con, si vede, questo chiaramente è in sezione, l'olio veniva, come dire, spremuto e mandato verso il basso. Perché verso il basso? Poi ne parleremo meglio con Cosmo, perché l'olio in qualche modo non deve vedere il sole, non deve vedere la luce. Quindi gli antichi avevano già capito che la luce, il calore in qualche modo danneggiava profondamente questo prodotto, e quindi poi ne parleremo delle bottiglie, sarei molto più bravo di me. Poi questa invece è la ricostruzione che è stata fatta della Villa di Sette Finestre, quindi immaginate quanto i romani avessero capito il business di questa produzione. Ancora la Villa di Sette Finestre, ma anche qui oramai avete capito come funziona, cioè abbiamo sempre gli incavi per gli arbores e poi diciamo la grande ara che poteva essere o sollevata dal suolo o a livello del suolo per la spremitura. Andiamo avanti. Poi abbiamo gli ipogei, in qualche modo vedete la tecnica a questo punto comincia a essere sempre la stessa, arriviamo verso il Medioevo, abbiamo sempre i colatoi, ma è sempre un liquido che percola al di sotto del pavimento, quindi la tecnica rimane invariata grosso modo dal VII secolo avanti Cristo. Guardate anche la tecnica del colatoio, molto semplice, però c'è un dettaglio. Mentre noi oggi quando facciamo l'olio facciamo la granulatura, quindi in qualche modo abbiamo le centrifughe, quindi separiamo l'emulsione acqua-olio, i romani purtroppo non lo facevano, quindi una volta che avevano spremuto il liquido che usciva era un miscuglio di acqua e olio, più ovviamente particelle di sporco, quello che volete. Quindi è chiaro che c'era bisogno di mandare quest'olio in delle vasche, si lasciava in qualche modo decantare, si lasciava riposare, e poi c'era un servo che, come dire, raccoglieva l'olio che galleggiava. Sapete, l'olio galleggia sull'acqua, quindi in qualche modo la decantazione, sempre al di sotto del pelo della superficie della villa, consentiva quindi la raccolta di quest'olio. Oggi noi abbiamo tecniche molto più moderne. Ma che anno, scusami, se è usato questo sistema? Questa mia, San Donato, ci sono delle vasche. Brava. Ed è probabile che venivano usate per... È molto facile, certo. Guarda, la tecnica della gramolatura sicuramente inizio Novecento, più o meno. Cosa? Che la gramola a livello industriale non si... Sì. Tra la prima e la seconda guerra mondiale, perché prima non c'era questa... Cioè siamo bevuti tanto i colori arancino per secoli, secondo me, che da paura. Ma adesso ci arriviamo. Eccolo qua, il Lacus Oleandus, si chiamava così, nel senso che al di sotto di casa, ma pure io guardo, credo di aver visto, c'è una casa, mi pare, via Rubino, dove sotto ci stavano ste vasche, dove arrivavano i coloni della campagna, ti portavano sta roba, e si metteva l'olio in queste grosse vasche, ovviamente al di sotto del piano stradale, al fresco, senza luce e tutto il resto. E sono stati trovati questi, si chiama così, il lago di olio, al di sotto delle ville romane. In modo particolare, la cosa che mi piaceva, è stata fatta una ricostruzione dagli archeologi e si è molto bene, proprio un classico frantoio di epoca romana, la macina che abbiamo visto come a Pompei, queste sono le presse, poi vedete ci sono i canalicoli che portano in qualche modo l'olio, vedete in questo caso un pavimento aperto per mostrare, dopodiché lo schiavo cosa faceva? Riempiva le anfore e poi abbiamo il carro che le portava via. Quindi noi avevamo una sorta di catena di montaggio che in epoca romana funzionava, e quindi cominciate a capire come l'olio e il vino che abbiamo visto il mese scorso è roba da ricchi, perché chi volete che abbia una struttura di questo genere? Cioè immaginate, come dire, avete visto che c'erano queste travi pesano diversi quintali, poi voglio dire abbiamo bisogno di comprare delle macchine, abbiamo bisogno di fare una costruzione, abbiamo bisogno di fare uno scavo, di conseguenza solo chi aveva una concessione, quindi aveva del denaro, poteva produrre olio. Oggi che sembra un prodotto a portata di tutti, perché prendo le olive, le porto al frantoio, pago tra virgolette pochi soldi, si fa per dire, e mi porto l'olio a casa. In realtà questo non era proprio così. Questa credo essere riuscito a beccare uno dei più antichi frantoi ebraici, quindi siamo in Palestina, non cambia fondamentalmente nulla. Quindi vedete, diciamo, ancora la tecnica della trave, abbiamo le fiscine che in qualche modo erano questa sorta di cesti in qualche modo elastici che consentivano la spremitura, quindi la tecnica è però attenzione, vorrei adesso invece
portarvi a capire perché in qualche modo Alma ci ha fatto capire queste cose, diciamo, questo contatto con la divinità. Vi porto alcune citazioni. Quindi nel Tempio di Gerusalemme ovviamente l'olivo aveva un ruolo importante, quindi l'olivo non è solo, come dire, non è solo un punto di riferimento nel mondo pagano, ma anche nel mondo ebraico. E quindi, diciamo, il legno d'olivo viene utilizzato e viene, come dire, riportato nell'Antico Testamento. Addirittura, quando a un certo punto Dio promette il paese agli ebrei, cosa dice? Paese di ulivi, di olio e di miele, di melograni. Se vi ricordate, facemmo una bella serata sui melograni. Cioè, per noi il cibo era sacro. Io ci ho fatto caso quello che ha detto Alma. Cioè, noi stiamo parlando di qualcosa che era sacro. E quindi, se è sacro, vuol dire che fa bene alla salute, altrimenti non lo sarebbe stato. E di conseguenza, e noi abbiamo fatto anche la serata sul miele, sull'olio. E quindi abbiamo dei riferimenti molto forti. Ma non è solo questo. Attenzione, per gli ebrei non c'era solo un problema di legno o olio, ma l'uso per la pelle, perché se vi facessi vedere il testo greco è ancora molto molto bello. Nel Deuteronomio dice: avrai oliveti in tutto il tuo territorio, ma non ti ungerai di olio, perché le tue olive cadranno immature. Questa è una delle maledizioni, in qualche modo gli fa. Ma quello che mi piace molto di più è il profeta Michea, perché il profeta Michea era quello che aveva preannunciato la nascita di Gesù a Betlemme. E Michea dice: frangerai l'olive ma non ti ungerai d'olio, cioè non te lo bevi, non ti ci ungi. Per cui nella cultura ebraica non è vero che c'era solo l'uso alimentare, ma era soprattutto l'uso dermatologico. Addirittura l'olio è fondamentale nella libagione, cioè in questo sacrificio che io faccio quando a trovare o un defunto o vado a trovare la divinità. Tanto è vero che nel libro della Genesi dice: alla mattina presto Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. Cioè l'atto del versare l'olio è una sorta di, perdonatemi, di alleanza, di vicinanza tra l'uomo e Dio. In questo caso Dio, in questo caso era personificato dalla stele, cioè da un pezzo di roccia. Ma vi mostro dell'immagine, una scena di libagione. Questa l'ho presa dalla questa è la città di Ugento, che si trova in Puglia, dove c'è una statua di Zeus molto particolare e dove proprio gli archeologi hanno potuto ricostruire il gesto della libagione. Ma la stessa cosa si faceva con i defunti, tant'è vero che in epoca romana le tombe erano le tombe, c'è una dicitura che mi sfugge, ad una specie di tetto, no? A doppio spiovente. Allora tu quando andavi dal mo, da questa tomba usciva un caminetto, specie di tubo, no? Allora tu quando volevi andare dal morto, che facevi? Ti avvicinavi al tubo, ci parlavi, poi ci buttavi dentro o dell'olio o del latte. E quindi tu, il morto stava là sotto, ci parlavi, insomma, comunicavi con lui, però con questi liquidi, per non gli potevi buttare roba da mangiare, roba liquida. Quindi l'olio si pone sempre a cavallo tra la vita e la morte. Attenzione, vi ho voluto mettere il greco sfoggio di cultura, ma per farvi capire, ho messo il greco e l'italiano, per farvi capire come Dioscoride, che era un medico, questo è un trattato di medicina, allora guardate come dire, a porta calore, quindi, per esempio si comincia a capire che l'olio ha le famose 9 kg per grammo, è emolliente del corpo, poi ci sono, dice, sono corpi difficili da scaldare, perché è un problema di, c'è una grossa teoria che altrimenti qui ci porterebbe molto lontano, ma parliamo di un alimento che serve a scaldare, tant'è vero che nella cultura platonica e poi vedremo anche di Galeno, in qualche modo ci sono gli alimenti caldi. Poi addirittura, difatti, si parla, vedete, l'uomo che prende l'olio è più pronto per l'attività fisica. Libera l'apparato digerente, oggi noi lo sappiamo che libera l'apparato digerente, perché quando bevi l'olio noi abbiamo un ricambio della bile. Difatti, è fondamentale bere olio, perché nel momento in cui l'olio passa nella curva del duodeno, noi abbiamo la, diciamo, la,
la contrazione della colecisti, e quindi abbiamo una produzione di bile che in qualche modo si rigenera. Andiamo avanti, poi ancora, dice il testo, attutendo gli effetti farmici che producono ulcere nei suoi preparati. Allora oggi si dice se dà il pandork, mi pare, quando te brucia la però se te bevi l'olio te fa una specie di rivestimento dello stomaco e fa sì che i farmici non ti bruciano lo stomaco. Questo è diostolide. Oppure offre protezione contro i veleni se continuate bevuto e vomitato. E ti credo, se vomiti, vomiti pure tutto, fa la lavanda gastrica da solo, insomma. Attenzione, Ippocrate, 4° secolo a.C, dice durante l'inverno l'olio è più adatto per favorire l'accrescimento, e capirai, 9 kg per grammo. Poi dice la frizione dell'olio con l'acqua ammorbidisce la pelle e non permette che si riscaldi eccessivamente. Ecco qui, perché 4° secolo a.C., quindi la cultura dell'uso dermatologico è forte. Poi dice d'estate gli abiti bagnati in olio. Questo addirittura questo uso di bagnarsi in olio è fondamentale, perché nessuno di noi si metteremo un abito sporco di olio, insomma la doccia ce la faremo dopo 2 minuti. Perché addirittura, vedete, e dice in questo tempo proseguire nell'abito ancora, quindi l'abito sporco di olio con le frizioni e con la lotta nell'olio, perché fondamentalmente l'olio perché protegge? Perché lui assorbe le radiazioni ultraviolette, quindi l'olio se distrugge le molecole, come dire, fanno da scudo, e quindi i raggi ultravioletti non raggiungono il corpo, quindi c'è una difesa esterna, il sistema della crema solare. La crema solare è lo stesso principio di quando noi abbiamo, come si dice, i paraurti in materiale molto, molto fragile, per cui il paraurto si accartoccia, però a casa porti la pelle perché la macchina non subisce danni. E poi ancora, e l'olio e i grassi in generale sono corroboranti, riscaldano, c'è un problema, attenzione, la bruschetta, mangiare pane caldo nell'olio, lo consiglia Ippocrate nel trattamento contro l'idiopisia. L'idiopisia è una sorta di rigonfiamento, diciamo, delle gambe. Oggi non so quale sia il termine più adatto, ma io l'ho ripreso proprio nel testo originale. Non so se sia proprio la gotta, non credo, credo che sia un difetto. Toglietevi alle gambe, sì. Diventa tante cose. Sì, anche dal sistema linfatico. Cioè linfatico, scompenso cardiaco, sì. Renale. E allora, attenzione, la cosa più bella che mi piace di questo resto qui, dunque, ancora l'olio, i bambini, eccolo qua. Allora, la parola che mi piaceva molto è questa qui, flegmanas. Se voi prendete la parola flegmanas e l'andate a trovare su Rocci, sapete come ve la traduce? Ve la traduce tumore per infiammazione. Cioè, fondamentalmente, l'olio è un disfiamma, perché se vi ricordate, quando eravamo bambini, io se mi facevo, beh, bruciavo, mamma ci metteva l'olio, no? Oh, perché ti metti l'olio? Perché l'olio, non, come dire, combatte l'infiammazione, ma questo l'aveva detto già Galeno nel 2° secolo d.C. E quindi lui insiste ancora su questa legge, calma tutte le altre parti infiammate. Vedete ancora sempre la radice flegma, no? Quindi avevano già capito tutto questo, e la cosa, io quando ho trovato questi versi potete immaginare il piacere, perché ovviamente qual è il nostro problema? L'olio in qualche modo ci protegge da tutti questi nemici, no? Immaginate che però all'epoca di Galeno il fumo non c'era, sicuramente non c'era l'inquinamento, però una cosa c'era il sole, quindi il sole è il nostro primo nemico, e quindi dal sole mi dovevo difendere. Però la cosa più bella, sto per finire, la cosa più bella che è stata trovata nell'olio è questa. Voi sapete che d'inverno voi prendete il Benacol, mi pare, vero, che è a base di ibuprofene, che diciamo è uno dei più grossi sfiammanti della gola. Allora, non più di 5-6 anni fa, ora gli americani ci hanno dimostrato che nell'olio c'è un'altra molecola che si chiama l'oleo cantale, che ha lo stesso effetto dell'ibuprofene. Cioè, dopo 2000 anni abbiamo scoperto che l'olio effettivamente sfiamma. Cioè, adesso abbiamo la molecola, la forma della molecola che ci dimostra tutto questo. Quindi, se vuoi mangiare olio, non solo non solo te ne spalmi, ma lo introduci, hai un effetto ovviamente di questa portata. E quindi potete capire. Scusa, sì. Hai passato velocemente sul fatto burro. Sì, ti interessavo. Sì, no. Perché
come dire, non lo vedevo, siccome mi è incuriosito, me la sono copiata la frase, mi piaceva assai. No, no, questo è ancora Galeno che dice sta cosa, no? Dice sicuramente gli uomini che vivono in molte regioni fredde, qui già all'epoca, nelle quali mancano nell'olio, usano nel bagno una sorta di unguento a base di burro, no? Cioè, capito? Quindi già all'epoca, ma tanto è vero che il burro era perfettamente noto a Roma, tanto è vero che tu vai sul vocabolario italiano, io trovo butiros, anche oggi abbiamo l'acido butirrico, solo che noi in italiano ci abbiamo tolto la T, e abbiamo burro, ma in origine era butiro, quindi l'abbiamo accorciato. Era una cosa spettacolare, guarda. Quindi adesso cominciate a capire perché sotto, diciamo, questo alimento è tra la vita e la morte, perché è un antinfiammatorio. E quindi in qualche modo, tenete conto, non dimenticate che, tra l'altro, l'olio, siccome solubilizza quattro vitamine fondamentali, l'A, la D, la E e la K, l'A e la E sono le due vitamine che mantengono, come dire, funzionali le pelle, mucose, utero, cioè tutti, sì, diciamo, tutti diciamo, i tessuti che in qualche modo hanno a che fare con la vita, compresi gli occhi e bla bla bla. La D, lasciando perdere le ossa per un attimo, è stato scoperto una grossa funzione immunitaria, per cui la vitamina D oggi è fondamentale per rafforzare le difese immunitarie. Quindi cominciare a capire, insomma, l'importanza di avere questa, nella dieta questo alimento. Quindi non più solo sui cibi, ce lo beviamo? Ce lo beviamo? Sì, assolutamente. La mattina sarebbe benissimo. Sì, sì, ma di fatto. Tante non vero, solo quello di tanto è vero che se noi potessimo scivola la meraviglia. Allora Cosmo, adesso tocca a te. Quindi girando ho avuto poi l'opportunità di comprendere che cosa significava produrre in agricoltura, produrre olio extravergine d'oliva, produrre olive di Greta, ma non è solamente un'operazione culturale, ma anche un'operazione culturale. Intanto da quello che si è potuto evincere bisogna consumare olio, quindi ben venga consumare olio. E voglio ricollegarmi ad una slide che mi ha colpito, che il prof prima aveva commentato, quella della villa romana vicino Grosseto, dicendo appunto che l'olio era una questione per ricchi. Quindi magari ora ci sono tante facilità nelle attività che svolgiamo, ci sono tante possibilità in quello che possiamo portare avanti in termini di produzione, di tecnologie, di informazioni, quindi le attività produttive sono molto più semplici nei confronti di quelle che venivano svolte 2000 anni fa. La grande problematica che c'è invece è quella della percezione del prodotto da parte del consumatore. 2000 anni fa veniva percepito come un prodotto per ricchi, perché era difficilmente non tutti lo potevano acquistare con facilità. Oggi invece l'olio è una semplice commodity, né più né meno dello zucchero, della farina, della benzina. Olio extravergine d'oliva significa una dicitura prettamente commerciale, come latte, come zucchero, come passata di pomodoro, che deve corrispondere ad una serie di elementi chimici, che però purtroppo, per fortuna, se ne parla tanto, ma è semplicemente un prodotto civetta che viene messo su qualsiasi volantino di supermercato. Se fate caso, è il prodotto immancabile. Su un volantino del supermercato che va in offerta, la bottiglia di olio a 2,90 non manca mai, a fianco al pacco di caffè, a fianco a... Non manca mai. Varia la marca, varia. Io ho avuto, come ho detto, io ho la mia esperienza lavorativa nasce girando, quindi le prime esperienze che ho fatto sono state quelle di girare, e una delle primissime cose che ho fatto è andare in giro per fiere, promuovendo il nostro prodotto quando magari ancora non era da promuovere, forse, nel senso che non c'erano né quantità e né la qualità che poi pian piano stiamo cercando di portare avanti. E ho avuto l'opportunità di c'è un'esperienza che mi è rimasta impressa,
che è quella di parlare con un buyer, un acquirente, quindi una persona che di mestiere comprava per un marchio oleario, cioè quindi un'azienda che imbottigliava olio, si avvaleva della competenza di questa persona che andava in fiera a vendere l'olio alla GDO o a altri gruppi, e poi dopo che aveva stretto l'accordo con questo acquirente si preoccupava di come comprarlo. Capite bene che viene meno qualsiasi tipologia di livello qualitativo, ma anche e soprattutto qualsiasi livello di conoscenza di legame con il territorio. È semplicemente un prodotto che casualmente è sempre uguale anno per anno, cambiano le stagioni, ma è sempre lo stesso, ha sempre le stesse sensazioni organolettiche, è uguale a se stesso, cosa che è impossibile, perché se io mangio una pesca nel 2015, l'anno dopo, dallo stesso albero mangio la stessa pesca che mi può richiamare quelle sensazioni, ma non possono essere identiche a se stesse. Sono prodotti che vengono realizzati con l'aiuto anche della chimica, che sono prodotti che hanno una dicitura merceologica e che sono realizzati da grandi gruppi che purtroppo schiacciano un po'. Quindi dopo questo breve preambolo che mi premeva, perché penso che sia la cosa più difficile in questo momento per gli agricoltori in genere, quello di far percepire quello che si fa. Cioè, quindi non è importante, penso, stabilire per forza di cose un prezzo alto o basso, ma l'importante è che siamo in grado comunque sia di far percepire al consumatore quello che c'è dietro il prodotto, cioè come si fa ad arrivare a quel prodotto. Come si fa ad arrivare a quel prodotto? Ci si arriva con delle scelte. Diciamo che l'agricoltura è sempre più anche artigianato, quindi c'è uno strettissimo legame tra l'agricoltura e l'artigianato, nel senso che non stiamo solamente in campo, ma è anche un lavoro anche successivo, quindi si direbbe in post-produzione, cioè se la pianta che produce l'oliva, che fortunatamente è stata portata avanti nei millenni da persone prima di noi, ci danno l'opportunità di avere sul territorio la varietà aitrana, che è appunto la varietà che contraddistingue l'intera provincia e oltre, che è una varietà che ci viene invidiata da tutto il mondo. Chiunque abbia avuto a che fare in maniera professionale con l'Orex Vergine d'Oliva o con le olive ci invidia questa varietà. Bella cosa, io l'altro giorno ho sentito dire che a Gaeta l'oliva di Gaeta è diversa dalla Litrana, è vero? Se ci puoi dare questa informazione. Ci sono sostanzialmente, anche se prendiamo come punto di riferimento solo il territorio fra Gaeta, Formia e Itri, ci sono almeno 5 sottovarietà. Ci sono 5 sottovarietà che si sono adattate con il tempo, e sotto forma di olio forse questa differenza non la riusciamo a percepire, comunque è molto difficile, anche perché purtroppo nell'olio incide una trasformazione che va a modificare quasi totalmente quello che è il prodotto originario oliva. La differenza invece nelle sottovarietà e nelle zone di provenienza la possiamo verificare con maggiore facilità sull'oliva da mensa, perché le differenze rimangono in termini di dimensione, di compattezza di polpa, di profumi, di sapori, di tempi di stagionatura. Mentre una volta che l'olio viene realizzato, spesso e volentieri è il frantoio che governa poi l'effetto, quindi grandissime differenze sono difficili da cogliere. Però ritornando al fatto del carattere quantomeno nazionale, se non addirittura internazionale, di questo territorio, e che esprime una varietà che ci viene invidiata da tutti, da coltivatori, cioè da chiunque produce oliva, non olive, ma chiunque produce un'oliva che abbia un nome, quindi non olio extravergine, ma chi produce olio extravergine monovarietali, chi produce prodotti che sono strettamente legati a un territorio e che vogliono avere un'identità, ci invidiano questa zona, invidiano la capacità che noi abbiamo di riuscire ad avere un prodotto che si staglia proprio nettamente
al pari di grandi aziende che hanno investito milioni di euro e però più di tanto non si riescono a fare. C'è il genoma dietro questa varietà che fa in modo che con estrema facilità tutti i produttori di zona riescono a fare prodotti che sono davvero straordinari, e soprattutto la duplice attitudine, quindi la possibilità da un unico albero di decidere durante l'anno, a seconda di come si presenta, se farne olive bianche, olive nere, olex vergine d'oliva magari un pochino più anticipato, quindi più amaro, più fruttato, o un olex vergine magari raccolto un po' più maturo, quindi un po' più morbido, pate di olive, cioè non esiste una varietà che può essere messa in comparazione a Litrana che abbia tutta questa versatilità, rimanendo comunque non solo una gamma ampia di prodotti, ma anche dei prodotti che poi sono riconoscibili in tutto il mondo. Perché se si parla della Taggiasca si parla dell'oliva in salamoia, però è difficile che si parli di oli di Taggiasca. Ci sono un paio di produttori che si sono poi cimentati e riescono comunque a fare oli di grande livello, però la caratteristica appunto del nostro territorio è che c'è questa varietà unica nel suo genere e che dovrebbe essere preservata ancora di più. Perciò dico, sarebbe importante avere la percezione di quello che andiamo ad acquistare, non solo ovviamente sull'olio, ma su tutto quanto quello che andiamo a consumare. Poi, un breve inciso, facendo riferimento agli effetti positivi sulla salute del consumo dell'olio, è stato pubblicato da pochissimo un ulteriore studio su una rivista internazionale di oncologia che porta avanti uno studio che è stato fatto dall'Università della Sapienza della sede distaccata di Latina, che ha studiato in vitro gli effetti positivi dell'itrana. Quindi sono stati presi 8 campioni per vari anni di olio extravergine fatto con l'itrana, ovviamente fatto bene, quindi di altissima qualità, e in vitro si è visto che riduceva l'effetto, cioè combatteva il tumore alla vescica. Quindi una cosa che comunque uno studio pubblicato a livello internazionale, quindi è evidenza del fatto che comunque si tratta di un prodotto straordinario, non solo per il palato, ma appunto poi diciamo che la qualità dell'olio 2000 anni fa era molto rimarcata. Poi c'è stato il Medioevo quasi dal punto di vista mentale e ce lo siamo dimenticato, ce lo stiamo riscoprendo da poco. Da poco c'è un rifiorire di associazioni, di degustatori, di assaggiatori che stanno ripuntando a far conoscere, a rendere fruibile la consapevolezza di come scegliere un prodotto. Allora, questo forse sia la cosa più importante. Però qualche segreto della tua azienda ce lo dobbiamo dire. Senti, allora tu hai detto prima, no? Il problema è il frantoio. Allora, perché tu alle 5, quando è finito di lavorare, lui piglia la maglia, sì. Perché? Spiegacelo. Allora, tutti i prodotti agricoli. Allora, normalmente i vecchi coltivatori che facevano? Mettevano in cassa, domani, dopodomani, fra 3 giorni, fra 4 giorni, no? Lo portavano al frantoio. Oggi tutto questo è cambiato, perché? Allora, tutti i prodotti agroalimentari necessitano di miglioramenti di ogni genere, e quindi non tutto, come stavamo accennando prima con la signora, la tradizione non sempre è un elemento positivo fino in fondo. Nel senso, noi per esempio in azienda abbiamo proprio questo spaccato, no? Le olive in salamoia le facciamo in tradizione, come si facevano 2000 anni fa. L'olio, nulla di più innovativo si cerca di fare ora. Cos'è l'olio? È un grasso. Il grasso è una delle cose che preserva, ma è molto difficile da preservare. Quindi soffre di una serie di elementi negativi, quali l'ossigeno, la luce e il calore, quindi tutto ciò che è contrario, che si sviluppa questi elementi, fa in modo che quest'olio non sia più quello che si menzionava prima, quindi un elemento positivo per la salute, per la levole e quant'altro, ma un semplice olio che fa bene se lo assumiamo e se è un olio di qualità. Ma in alcuni casi, se è un olio che è irrancidito, se è un olio ricco di radicali liberi, se è un olio con dei perossidi a 2000, è meglio non mangiarlo, è meglio non condire proprio. Io purtroppo, per fortuna, ormai ho questa sensibilità
e se vado a un ristorante non posso prendere determinati piatti perché non riesco proprio più, quindi io mi porto la bottiglia di olio mio al ristorante, o se no preferisco. Poi purtroppo ci sono annate in cui l'olio mediamente è di altissima qualità e quindi con facilità nei ristoranti. Allora lui ha dato una notizia molto importante, i perossidi, perché i perossidi sono delle sostanze normalmente presenti nell'olio, normalmente. Citrana, appena la raccogli, quei 10, 12, c'è sta. 8, dipende. E tanto 8. C'è sta. Se per caso lo tratti male, l'olio, e di 30, 40, non c'è più niente. E quindi, diciamo, c'è, come dire... Non è più salutare. Non è più salutare. Quindi è una sorta di reazione a catena, un po' come la bomba atomica. Per cui l'olio da solo, anche se lo tendi a trattarlo bene, però degenera. Quando lo vai a mangiare non è più lui, punto primo. Poi perché molirlo nella stessa giornata? Lui, è chiaro che tutto comporta un costo, no? Quindi noi abbiamo deciso di fare un prodotto puntando su quella che... Cioè non è che abbiamo deciso vinciamo questo, facciamo quello. Noi abbiamo deciso comunque sia di migliorare i punti critici nella produzione di un prodotto. Quindi abbiamo stabilito, non da soli ma con delle persone competenti, quali erano i punti critici nella produzione di questo prodotto e abbiamo cercato di eliminarli nella maggior parte o comunque in toto. Okay. Significa comunque sia avere dei costi maggiori, perciò non si fanno in tradizione, non si fanno normalmente, si danno per scontati, però quando si va in un frantoio e il frantoio è sporco, quando si va in un frantoio e il frantoio le lavora dopo un numero di giorni che possono essere anche 2-3, quando si va in un frantoio le partite precedenti sono... Perché l'acidità aumenta se tu lo vai a molire 2-3 giorni dopo. Le olive quando stanno sull'albero, non fermenta, c'è degli enzimi che partono subito. L'oliva quando sta sull'albero è intonsa, è precisa, è perfetta. Nel momento in cui io la stacco, è quel momento è come se io è come se la devo mettere su un'ambulanza e la devo portare in sala di rianimazione. Quella è la sala di rianimazione, quella della trasformazione in olio. Perché fin quando dall'oliva che viene staccata dall'albero non la trasformo in olio, c'è un periodo di nessuno, c'è un lasso di tempo, un tempo di nessuno in cui l'oliva in quel momento può solo degenerare. Portata al frantoio, ovviamente, frantoio che deve essere in condizioni di perfetta pulizia per avere dei prodotti normali, non parliamo di prodotti di straordinaria eccellenza, parliamo di un prodotto normale che deve essere, diciamo, questo lo faccio per casa mia, deve essere il meglio che fai, quindi il prodotto è un prodotto alimentare, quindi se io porto l'oliva in un frantoio e su quella parte dove ci passa l'olio non ci mangerei, significa che non lo posso poi portare a casa e mangiarlo. Se io mangio un piatto, io lo lavo il piatto prima di mangiarci, e il frantoio invece sembra una cosa che l'olio non è che una volta esce dal frantoio si disinfetta, cioè l'olio rimane così, cioè l'olio me lo porto a casa e me lo mangio. Ma il frantoio non sta a Maranola, noi non diciamo dove sta il frantoio, però il frantoio non sta a Maranola, non si fa qua. Perché? Perché l'oliva non deve più vedere l'aria una volta entrata nella macchina. Lui sceglie un frantoio dove è tutto al chiuso. E se l'olio vede l'aria anche durante la lavorazione, quindi le olive vengono raccolte in giornata, entro le 6 ore vengono portate al frantoio, viene estratto, poi è chiaro che ci sono oli magari durante la stagione che si possono fare anche con maggiore facilità, quindi con rese maggiori, con costi ovviamente più bassi, e poi ci sono oli che vengono fatti in questi giorni, proprio stiamo realizzando la DOP. Quindi è chiaro che in queste giornate mettiamo in atto una serie di attenzioni, perché poi abbiamo capito che serve per posizionarci poi a livello medio-alto. Diciamo, quindi lui, scusate, io sono molto pratico, lui ci mette la benzina nel serbatoio tutti i giorni che raccoglie le olive, non è che aspetta 3 giorni per portarlo al frantoio, no, questo perché noi possiamo avere la percezione della qualità, altrimenti non si capisce. Questo poi non è finito. Tu usi le reti? Noi purtroppo l'Itrana ha una caratteristica, c'è una cascola, una percentuale di olive devono necessariamente cadere, però si perdono. Ascolta, quelli che lasciano cadere le olive nelle reti e ci vanno dopo una settimana a raccogliere la rete. Non è una tecnica sana, non è una tecnica. Quindi tutte le reti che noi vediamo in giro, lasciate perde. Sarà il compare, sarà l'amico, sarà quello che volete, non si raccolgono le olive nelle reti. Non è una tecnica sana. Non è una tecnica sana perché la rete, dici, ma non urta la terra,
la rete ti protegge, la rete facilita i costi, tutto quello che volete, però... Come si raccoglie? È chiaro che... No. Con le mani? No, con le reti o eventualmente con i petti, con le reti, tutti i giorni. Cioè il prof faceva riferimento alla stazionamento delle olive su una certa cioè tu quando vedi Anna Laura, tu vedi le reti appese con gli spaghi, no? E ci vanno una volta a settimana. A proposito di rete, parliamo della rete internet. Ho visto un video che mi ha scioccato, una macchina. Ha una macchina tipo trattore, va così con due bracci, prende l'altro, apre un ombrello, è regolare, non soffre la pianta. Nei momenti in cui ci sono delle strutture, cioè questo vibra l'albero e cadono tutti, sapete, un ombrello elettronico. Qua non lo possiamo fare. Una cosa incredibile, quest'albero in pochi secondi lo svuota. Non l'avete visto? Nessuno di voi l'ha visto? L'avete visto? Ma non soffre la pianta in questo modo? No, non soffre. Non si può fare, sono macchine sviluppate appositamente per... È chiaro che magari se andiamo a prendere per riferimento la prima che è stata fatta, probabilmente qualche danno lo ha fatto, però le macchine poi... Come per esempio, è sorprendente, in pochi secondi lo svuota. Quando si parla di frantoi moderni, c'è sempre la dicitura nell'immaginario collettivo a caldo, a freddo... Cioè, allora perché? Perché i primi che sono usciti avevano effettivamente delle pecche dal punto di vista delle temperature, purché nonostante il meccanismo fosse valido, sviluppavano delle temperature che andavano ad alzarsi troppo, e quindi effettivamente i primi che sono stati fatti probabilmente dei danni sull'olio lo facevano. Però ora siamo arrivati a dei livelli in cui veramente il frantoio moderno ti dà l'opportunità di estrarre l'olio non a bassa temperatura, ma la temperatura che tu scegli, perché hai un termometro che stabilisce la temperatura e la governa, quindi c'è un controllo ed una verifica, a differenza di un frantoio tradizionale in cui non sappiamo neanche che temperatura ha, la possiamo solamente scoprire alla fine del processo. Però ci dobbiamo spiegare, perché la temperatura, mi è quasi come fai il piccolo chimico, se io alzo la temperatura di lavorazione mi aumenta la resa, però ottengo più olio a parità di olive, però mi dura di meno, quei famosi perossidi mi aumentano. Se invece io lavoro a temperatura... Perché? Perché viene riscaldato. Sì, perché in qualche modo, perché la pasta in qualche modo più facilmente si riva. Se io invece lo abbasso sotto i 28, lui perde olio, perché la pasta che esce è ancora più oleosa, fa meno olio, ma gli dura un anno. Lui mi ha fatto bere dell'olio dopo quindi un anno. È legata alla durata, non alla quantità. No, quindi la resa in qualche modo è legata alla conservabilità. Quindi non che a freddo ne esce meno, in vitri. No, ne esce anche di meno a freddo. Quindi c'è una risorsa più bassa. È meno fluido. La temperatura, no. La temperatura, l'olio praticamente come viene estratto? Viene estratto prendendo le olive, vengono macinate o con una molassa, no, o con un frangitore, sì. E si crea una pasta che poi va eventualmente, non sempre, portata ad una certa temperatura, con un rimescolamento per fare in modo che le particelle di olio contenute al suo interno si leghino fra di loro per essere più facilmente estraibili, dopodiché avviene una separazione nel decanter per forza centrifuga, si separano la parte corpuscolare dalla parte liquida, poi la parte liquida che... Quindi non esce direttamente liquido dalla centrifuga, diciamo. Per premitura si intende come veniva fatto un tempo, ce l'ha fatto vedere il prof, con la pressa che preme che cosa? Una pasta di olive. Lì sì, c'è una separazione fra la pasta scusami. La pasta è realizzata frullando l'olive. Nel momento